La RAI, Radio Televisione Italiana, presenta Giovani d'Oggi. Di Giovani d'Oggi, un'inchiesta di Carlo Alberto Chiesa. Questa puntata è dedicata ai rapporti tra i giovani e lo studio e quindi ai rapporti tra i giovani e la scuola. Il compito di seguire la formazione dei giovani fino a trasformarli in uomini, che un tempo era prerogativa della famiglia, oggi, nella società di oggi, è un compito integrato in gran parte dalla scuola. L'importanza fondamentale della scuola nella formazione dei giovani è evidente, anche se purtroppo, per molte ragioni, qualche volta quest'importanza viene trascurata. Abbiamo raccolto diversi episodi, alcuni dei quali veramente confortanti e, diciamolo pure, persino sorprendenti. E invece abbiamo anche incontrato giovani chiaramente scontenti del loro rapporto con la scuola. Naturalmente questa puntata non vuole essere una critica della scuola e della famiglia italiana, ma semmai soltanto indicare alcuni dei motivi che determinano l'insoddisfazione e l'insicurezza della gioventù moderna, specialmente nel periodo in cui i giovani si trovano a contatto con la scuola stessa. Iniziamo con una storia che è nata proprio qui da noi, tempo fa, in televisione. Mannarelli, c'è il Mannarelli. Questo è il personaggio che ha commosso tutta l'Italia, ve lo ricordate Mannarelli? E quello che ha fatto piangere anche a me, non mi vergogno di dirlo. Mannarelli, venga qui, eccolo qua. Mannarelli è il concorrente che ha parlato di meno alla sciaradoppia, non diceva mai una parola. Dunque, figuratevi che l'abbiamo invitato anche un paio di volte a venire a sfida al campione, perché era un ragazzo che se lo meritava, ma Mannarelli era un ragazzo che aveva detto: io voglio 5 milioni perché voglio studiare, voglio diventare qualcuno. Quando l'abbiamo invitato ha detto: mi dispiace, io non ritorno, sono contento, mi bastano i 5 milioni. Vi ricordate, vi avevo raccontato che siccome non aveva mezzi, figuratevi, in casa sua non aveva nemmeno la luce, si metteva nella piazza del suo paese, sotto l'unico lampione di notte, su una sedia, a studiare. Ve lo ricordate che ve l'avevo detto? Ed eccoci al paesino di cui parla Buongiorno. Sì, è vero, Mannarelli durante l'ascia o raddoppia ha commosso tutta l'Italia. Ma ben pochi conoscono la sua vera storia, la storia del ragazzo prima che si presentasse al telequiz. Una storia vera, recente, accaduta in un paesino di pastori e taglialegna, sperduto in mezzo alle montagne, dove l'inverno non arrivano nemmeno i giornali. Mannarelli, quando finiva il lavoro, si recava spesso all'ufficio postale. Non aspettava lettere e non ne spediva. Non conosceva nessuno fuori di quelle case, prigioniero del paese come gli altri abitanti. Andava all'ufficio postale perché era l'unico luogo dove potesse vedere qualcosa di scritto, esercitarsi a leggere senza spendere niente. E all'ufficio postale leggeva tutto quello che trovava affisso ai muri: bandi di arruolamento, avvisi, manifesti. Leggeva a mezza voce, con fatica. Quando capii che cosa veniva a fare tutti i giorni, è l'impiegato postale che racconta, mi prese per lui una gran tenerezza. Gli chiesi se voleva in prestito i libri dei miei figli e cominciò fra noi uno scambio frequente. Leggeva continuamente e si faceva prestare libri da tutti quelli che ne avevano in paese. Studiava, sempre si può dire, quando portava al pascolo le pecore, la notte, per mesi, per anni. Allora, loro che sono i nonni di Felice, mi dicano un po', come mai gli è presa tanta passione per lo studio?
Felice, da ragazza, appena finite le scuole elementari, ambiva molto allo studio. Lui tornava a casa sempre col libro in mano, studiava sempre. Ci non si alzava dal fuoco e ci andava di questi tempi, stava sempre attorno al fuoco con il libro in mano. E noi altri ci portavamo, mi portava, dice, ti guarda un po', dice, questo sta senza arte, perché non vai a bevere alle pecore, le vacche, gli animali? E lui ci alzava e ce ne andava dal posto, per non sentire. E non dava mai schierizioni, prima mentre studiava, e studiava con quel libro vecchio. Non credevano che combinasse qualcosa di utile? Disse a me, dice, nonno, io devo andare alla televisione. Io gli rispose no, perché non ci riesce, perché stanno tanti pezzi grandi e cascano. Dice, ma tu sei un ragazzo, che cosa vuoi andare a fare alla televisione? Dice, no, nonno, lui mi pregava, no, nonno, io devo andare alla televisione. Quanti erano i servi della gleba? Ben 200.000. Ben 200.000, e quanti erano i contadini? Circa 15 milioni. Bravissimo, Mannarelli è promosso, molto bene. Curiosi di conoscere che fine avesse fatto dopo il successo di Lascia Raddoppia, lo abbiamo avvicinato. Non è stato facile farlo parlare, preoccupato com'è di essere considerato un po' un fenomeno da baraccone. Il clamoroso successo a Lascia Raddoppia avrà cambiato radicalmente la sua vita, mi immagino. Dopo che è successo? Volevo continuare a studiare ancora da me, ma per prendere la licenza liceale ci sono delle materie in cui è indispensabile l'aiuto dei professori. E adesso studio a Firenze dagli Scolopi. Dopo il quiz, dopo la sua partecipazione a Lascia Raddoppia, che esami ha dato? Ah sì, mi pare gli esami di licenza ginnasiale, no? Sì, per frequentare il liceo classico. Per frequentare il liceo classico. Ed è stato promosso? No, sono stato rimandato a ottobre a matematica e greco. Ma come? Lei che è così bravo rimandato a ottobre. Adesso che media ha? Normale. Soltanto normale? Sì. All'università che facoltà intende e vuol frequentare? Forse farmacia o chimica. Malgrado i Teddy Boys, il libro cuore si potrebbe scrivere anche oggi in Italia. Il piccolo pastore frequenterà per suo solo sacrificio una facoltà universitaria. Il fatto è che nessuno lo scrive e tanti esempi si perdono, si dimenticano nel giro di giorni, settimane. Scusi, lei conosceva Felice Mannarelli? Insomma, a sentirlo nominare, perché siamo di paesi vicini, ma poi... Ah, questo che ha risposto alla televisione, che ha 25 milioni, sì, l'ho sentito nominare. Ah, lo conosceva allora? Sì. Il padre era povero anche lui. Senta, cosa pensa di questo ragazzo? Ha fatto bene a studiare come ha fatto? Per bacco, molto bene, perché? Molto bene, perché è una risorsa. Vedere un uomo che sta in queste montagne qui a poter fare un balzo avanti è come uno che è morto e poi risorge. La stessa storia. È come uno che è morto e poi risorge. Eppure l'avete sentito, Mannarelli. Rimandato a ottobre in due materie, come è successo a noi, a voi. Non un mostro di intelligenza. Un povero ragazzo qualunque, ma con una volontà insolita e un sentimento preciso del tempo in cui viviamo, che gli hanno permesso di risolvere da solo uno dei problemi più vivi del mondo di oggi. Un mondo concreto nel quale una urgente realtà sembra imporsi all'uomo. Conoscere, mettere a frutto le proprie capacità, realizzare le proprie qualità. Quanti giovani e quanti padri sanno veramente cos'è la società nella quale viviamo? Può sembrare una domanda stupida, ma non lo è quando si sa che da noi vi sono milioni di individui che hanno fatto soltanto la terza elementare e altri milioni che non sono andati oltre la quinta elementare. In ognuna di quelle innumerevoli abitazioni, come in ogni casa di paese o villaggio, c'è qualcuno che fa qualcosa per gli altri che gli altri non sanno fare. La società aiuta chi può e vuole aiutarla a sua volta. E nel progresso tecnico-scientifico moderno, non avere un'istruzione è come non avere un braccio, una gamba, essere menomato, disarmato. È come avere un senso di meno, essere ciechi in mezzo a gente che vede. Una buona metà del tempo cosciente del giovane è assorbito dalla scuola, dall'ambiente scolastico e dallo studio. Un giovane, dopo il sesto anno di età,
vede più spesso i suoi maestri che il padre. Passa più tempo a scuola che a casa. Tanto che c'è da chiedersi se i giovani si rendono conto in pieno di tutta la grandezza e la vitale utilità di una simile istituzione, così come l'ha sentita, ad esempio, un semplice pastorello come Mannarelli. Questi nostri amici, purtroppo, i loro maestri, cercano di vederli di rado. Sì, magari anche a costo di un piccolo tradimento che un giorno forse rimpiangeranno. Sono gli specialisti dell'assenza non giustificata. Sono, insomma, quelli che marinano la scuola. Ma mi scusi, come che alle 11 del mattino non si trova a scuola? È vacanza oggi? Oggi avevamo un compito d'inglese che non si poteva fare, insomma. Come non lo si poteva fare? Perché? Perché sugli altri compiti abbiamo preso 5 e come ultimo compito di trimestre ci rovinavamo la media. Ah, certo, certo. E a lei capita spesso di rovinarsi la... Dopo le feste da ballo domenicali, ognuno il lunedì si riposa. Una specie di nuova festa comandata, no, insomma. Un lunedì ogni tanto. Ma... oggi che materia avevate? Dunque, abbiamo ora educazione fisica, religione, greco e latino. È una bella noia, capisco. Chissà com'è contento adesso che ha evitato... Beh, in certo senso sì. Ma voi in che rapporti siete con i vostri professori? Li apprezzate o no? Sì, abbiamo professori tanto affabili. Ah? Sì, tanto. Ah sì? Tanto. Ma allora perché disertate le loro lezioni? Beh, anche perché paura di prendere un brutto voto. Ecco, così invece ha trovato il metodo di prenderne uno migliore. Credo di sì. Come sistema non c'è male. Lei quanti anni ha? 16. Che classe fa? 5° ginnasio. Un po' indietro, mi pare. No, un anno. Beh, magari anche un paio, sì. Beh, come vuole. E marina spesso la scuola? No, una volta, due al mese. E in che occasione, mi scusi, preferisce non andare a scuola? Beh, giusto l'ultima volta è stato per l'Austria. Per fare le dimostranze lì all'ambasciata austriaca. Impegni politici, capisco. E oggi? Beh, oggi così. Eravamo in 5-6, che sono andato insieme a loro. Chiarissimo. Ma dite un po', non vi annoiate a bighellonare nei parchi così? No. Certe volte no, certe volte sì, sicuro. Ma che fate? Non lo so. Se troviamo delle ragazze andiamo un pochetto in giro con loro. O se no, portiamo delle carte così. Giochiamo a carte. Non è che ne approfittate per studiare? Studiare no, allora andiamo a scuola. Già che stupido che sono. E suo padre che ne dice di tutto questo? Mio padre niente, non direbbe niente, una risata. Risate? Eh? Potrebbero anche essere schiaffoni però. No. Senta lei, con l'impermeabile verde, come si chiama? Giorgio. Quanti anni ha? 18. Qual è il suo cognome? Capizzone. E suo padre che dice? Beh, penso che non sia contento. Ah, non è contento? Non credo. E cosa le farebbe se scoprisse che lei non è andato a scuola oggi, eh? Beh, penso che non più di strillarmi non farebbe. Castighi? Niente. Beh, non credo, troppo grande ormai. Troppo grande. E allora che motivo aveva per non andare a scuola? Beh, forse più invogliato dagli altri che singolmente. Tralasciamo ogni commento. Guardiamoli. Perché tanti ragazzi non amano la scuola, lo studio? E imparare è bello, dà senso di sicurezza, migliori possibilità di esprimersi, di comprendere. Una dimestichezza maggiore con il mondo che ci circonda, con noi stessi. Ed è utile soprattutto permettere all'individuo di immettersi nella vita sociale a testa alta, di acquistare prestigio, benessere. È la sicura premessa alla felicità futura dell'uomo moderno. Evidentemente, se una cosa così bella e comoda non è amata dai giovani, qualcosa che non funziona ci deve essere. Indicativo di una certa incoscienza da parte dei giovani nei confronti della scuola e della vita, della mancanza di responsabilità verso se stessi, per lo studio in genere e la professione che si vuole intraprendere. Naturalmente non tutti gli esami sono come quello che abbiamo potuto riprendere. Anche i grandi sono stati ragazzi. Perché non ricordarlo? Non cercare di eliminare ai ragazzi d'oggi le esperienze negative che già conosciamo. Non per essere severi, ma per aiutarli ad amare incondizionatamente la scuola, eliminando, modificando, migliorando quelle parti di essa che male si adattano alla loro psicologia d'oggi. Se un giovane non ha voglia di mangiare, gli si chiede se non si sente bene. Proviamo a sentire da loro perché non amano la scuola come sarebbe logico. Ascoltiamo anche loro. Lo studente è nei rapporti, verso il professore è sempre in soggezione. Anche negli esami il professore è un nemico da battere, non è un maestro da seguire.
Negli esami si va a cercare con qualsiasi mezzo di portare a casa il voto, ma non per imparare qualche cosa o per tirare delle conclusioni, assolutamente. Poi ci sono anche delle lezioni che sono fatte a mo' di conferenze, non come dialoghi. Negli esami i professori chiedono delle domande strane, sembra di essere alla scuola doppia anziché in un'università. Il dialogo non è aperto, spontaneo, uno studente non ha assolutamente possibilità di esprimere, perlomeno con la maggioranza dei professori, delle proprie idee, anche sbagliate, anche errate, ma che a mio avviso nell'università dovrebbero essere valutate, accettate e casomai consigliate meglio, ma non bocciate all'inizio mettendo lo studente in condizione di sentirsi stupido, solo perché non la vede come la vede il professore. Questo a mio avviso è sbagliato e non contribuisce certo a migliorare la categoria dei giovani. Dunque, per me i professori se ne fregano troppo, fanno il loro mestiere come un'altra qualsiasi persona farebbe il proprio. Per loro il dare un voto a un ragazzo è come per un muratore mettere un mattone su un muro, tale quale. Allora, sta stregua, è meglio metterci un bel cervello elettronico in classe con delle monete che vende il bidello, qui si mette la moneta nel buco, da una parte si parla, si sente l'esito dell'interrogazione, dall'altra il foglio, si piglia il voto del tema, tale quale. Certe volte sento dei ragazzini parlare di razzi e di missili intorno alla Luna. Io, sebbene che faccia la quinta scientifico, di queste cose non ho mai sentite parlare. Non è mica giusto. Va bene che ci siano dei programmi nelle scuole da seguire, ma bisognerebbe che i professori cercassero di aggiornarsi e per noi sarebbe certamente più facile. E ora vediamo perché una ragazza si iscrive all'università. Di solito è la famiglia che decide queste cose. Se la famiglia ha mezzi, scrive la figlia all'università con mire che esulano dal campo dello studio. La ragazza può incontrare gente nuova, ambienti diversi. Chi lo sa, può anche incontrare l'anima gemella, il partito ideale, e quindi sistemarsi. Come studiano le ragazze all'università? Anche qui c'è caso e caso. C'è il caso della ragazza che studia seriamente perché ha intenzione di laurearsi e impiegare la laurea, quindi dà gli esami tranquilla. C'è la ragazza la quale invece prende lo studio un po' più alla leggera e quindi assistiamo agli esami a scene strane, di gente che trema, che piange, oserei dire di isterismo. Entrando a fare l'esame, d'altra parte il professore, che è forse il primo ad essere convinto che la laurea non verrà per la maggior parte usata, ma verrà attaccata alla parete, è disposto e più accondiscendente, ma sì, non stare neanche su tanto a pensarci, non pretende molto. Vada, vada, dice, quasi con atteggiamento paternalistico. Quindi l'esame è affrontato anche in maniera superficiale. Certo, il compito dell'insegnante educatore oggi è particolarmente difficile e pochi si rendono conto della coscienza e dello spirito di sacrificio con cui tanti insegnanti assolvono la loro missione. Sostituire per gran parte il padre nelle sue funzioni, e non di un ragazzo solo, ma di 20, 30, 40 ragazzi, è un'impresa epica, di ragazzi d'oggi per di più. Per cui la cronaca deve riportare a volte episodi incresciosi, drammatici anche. Se noi li riguardiamo, non è per generalizzare, bensì per far comprendere meglio le tremende difficoltà in cui viene a trovarsi spesso l'insegnante dei nostri giorni. Gesti inconcepibili di studenti, casi che partono tutti da una esasperata paura, da una visione terrorizzante della scuola. Sono le famiglie che provocano questa visione? Sono gli insegnanti? Eccone un altro. Per un brutto voto fugge di casa. La polizia, una città in allarme. Una famiglia nella disperazione per dei giorni e, fortunatamente, il lieto fine. Perché sei scappato di casa? Dunque, più di tutto è l'amarezza. L'amarezza e poi si vede che non stavo proprio bene, perché sennò non avrei mai più fatto un atto così. Evidentemente non stavi bene. E lei, maresciallo, cosa ha pensato quando si è accorto che suo figlio era scappato di casa? Io ero ancora abbastanza tranquilletto. Dico, ritornerà oppure lo troveranno, me lo porteranno a casa. Ma mia moglie aveva paura che si fosse andato a ammazzare. Beh, le donne sono più impressionabili. Ma tu non hai pensato neppure per un momento al dolore che stavi dando ai tuoi? Appunto, anche quello, soprattutto. Dopo questo episodio, purtroppo increscioso, hai studiato di più oppure hai studiato di meno? Dunque, in primo tempo ho studiato di più. Infatti dal 0 sono andato all'8 di francese. Poi, adesso, sono sempre andato più in basso. E come te lo spieghi?
La mancanza di voglia di studiare. Senta, lei invece come si spiega il comportamento di suo figlio? Più che altro nel periodo della pubertà. Quel bambino lì non stava troppo bene. Noi lo pungolavamo molto per farlo studiare. Lui, trovandosi ancora, secondo lui, quel torto che ha avuto, mi ha combinato quello. Ho capito. Ma non pensa tante volte di essere stato un padre un po' troppo severo? No, no, non credo perlomeno. Essere severi coi figli è necessario, ma non esagerare. Certo. È tanto vero che noi, sia io che mia moglie, non l'abbiamo mai, assolutamente mai, proprio trattati male. Okay. Bisogna certamente spingerli, perché se non si spingono, purtroppo la gioventù di oggi... Tu per caso non preferiresti smettere di studiare per cominciare a lavorare? Sì. Perché? Perché lo studio non mi attira più. Sei sicuro? Prima mi attirava, adesso non mi attira più. Perciò è inutile continuare su uno studio che non mi attira. Tanto meglio che io lavori e vado a studiare magari anche di sera su una materia che mi interessi. Oh, lei, signora, invece è contenta che suo figlio preferisca lavorare o pensa sia meglio che insista cercando di terminare gli studi? Beh, certo che bisogna adattarsi un po' al loro volere. Io penso che sarebbe stata una buona cosa che avesse proseguito per prendersi questo diploma, che poi avrebbe, insomma, le sarebbe servito. Questo, ormai qui in Italia quello che occorre, mi pare che occorra proprio questo pezzo di carta, chiamiamolo così, ma intanto quello che apre le porte, e senza quello sono sempre chiuse. Una famiglia di gente che si vuole bene, tutto normale. E un brutto voto, meritato, fa scoppiare improvvisamente il dramma che da tempo cova nel cuore del ragazzo. Un ragazzo sensibile che si è reso conto dei sacrifici che la famiglia compie per farlo studiare, che vuole essere di aiuto, non di peso. Ha paura della scuola, teme che possa essere una ragione di maggior dolore per i suoi cari. Come potevano immaginare i genitori questo cruccio nascosto? E i suoi insegnanti? È un problema grave. Ogni giovane è un caso particolare, da studiare, da curare, da amare. Vi sono anche delle scuole psicopedagogiche per approfondire questo problema. Avrei bisogno che tu mi dicessi con molta sincerità che cosa succede in classe, perché i professori ti riprendono continuamente e non sono contenti di te. Ti muovi, parli con qualche compagno, sono i compagni che ti chiamano. Che cosa succede? Beh, devo dire che è vero che parlo, mi muovo, cerco di far dello spirito. E soprattutto cerco di far divertire i miei compagni. Tutto ciò cade a mio svantaggio perché il professore è seccato e... Cioè sono loro che chiedono a un certo momento quasi che tu li faccia divertire. Tu ti senti quasi obbligato a far divertire i tuoi compagni quando sei in classe? Sì. Questo non ti sembra a un certo punto un po' eccessivo, perché torna a tuo discapito, no? Sì, questo l'ho capito. Ma... non so, è come un istinto che... Beh, mi sembra che dovresti cercare un po' più di essere te stesso, o almeno di far divertire gli altri nei limiti in cui non ti danneggi. Sì, questo è vero. E a casa come ti comporti? A casa non parlo quasi mai, perché non mi sento di parlare. Quindi in definitiva tu hai bisogno di un certo pubblico, che sarebbe poi quello dei tuoi compagni di scuola, per esibirti. E questo è il tuo problema in fondo? Sì. In questi centri si studia la psicologia dei ragazzi, specie di quelli che hanno una sensibilità eccessiva o che rappresentano casi difficili. Verrebbe quasi fatto di pensare che ogni scuola dovrebbe avere il suo centro psicopedagogico. Ma come sarebbe possibile? Dove trovare una massa così imponente di professori specializzati? Pensate, quasi per ogni ragazzo un professore. Forse sarebbe meglio dire per ogni studente un padre e una madre che lo seguano con occhi vigili, che si interessino dei suoi problemi piccoli o grandi, che cerchino di eliminare anziché erigere barriere insormontabili fra loro e il figlio, fra il figlio e la scuola. Genitori amici. La scuola non è la famiglia. La integra, non la sostituisce. La collaborazione del genitore è indispensabile. Agli educatori, invece, spetta un altro compito, essenziale ma diverso. Quello di far affezionare il giovane alla scuola, allo studio, di cercare di capire le effettive aspirazioni e qualità del giovane
per la sua più opportuna utilizzazione nella vita. La scuola moderna non può essere una fabbrica di infelici, ma di cittadini onesti, attivi e soprattutto sereni. I ragazzi di oggi che abbiamo incontrato desiderano aprire gli occhi non solo sui libri, ma sul mondo, sulla vita, perché più pronto e sicuro sia il loro positivo impiego nella società. Faccio l'ultimo anno di ragioneria. Lei è soddisfatto dell'orientamento della sua scuola? Sì, senz'altro, soprattutto perché è una scuola ad orientamento pratico e ci dà pure una cultura generale che ci permette un domani di affrontare i problemi del lavoro con una preparazione abbastanza completa. Poi c'è di buono che alla fine degli studi ci offre un sicuro impiego, perché è una scuola con antiche tradizioni e molto conosciuta dagli industriali milanesi e dagli istituti di credito. Abbiamo anche dei laboratori scientifici sufficientemente attrezzati e un laboratorio di ragioneria in cui apprendiamo l'uso delle macchine contabili e l'uso della contabilità meccanizzata. E soprattutto poi c'è un fatto che interessa particolarmente a me ed è l'esistenza di un'agenzia di credito nell'ambito dell'istituto in cui noi facciamo vere e proprie operazioni bancarie sotto la guida di esperti funzionari, versamenti, prelevamenti, sottoscrizioni di buoni del tesoro, insomma tutte le operazioni bancarie, e che ci permettono un domani, all'uscita, alla fine degli studi, di saltare quel periodo di tirocinio che saremmo costretti a fare nelle banche o nelle aziende se la scuola non ci desse questa possibilità. Una scuola concreta per una società concreta. Il tirocinio non è che venga abolito. Lo fanno mentre studiano. Qui studiano e lavorano e sono contenti. Ecco quello che i ragazzi di oggi domandano. Una scuola che li entusiasmi e li occupi tanto da non lasciar loro il tempo di deviare con le innumerevoli distrazioni che offre il mondo moderno. A cosa serve una laurea se c'è un'eccedenza di laureati? Il concetto della laurea risente da noi dei motivi di una società ottocentesca, artigianale, dove la laurea, la carica pubblica, rappresentava un miglioramento di classe. Ma oggi che viviamo in una società democratica, quello che conta è l'inserimento utile, sereno, attivo dell'individuo nella società. Abbiamo voluto assistere ad una riunione di genitori e di professori, convinti di sentire delle dichiarazioni severe e drastiche sui giovani. Il tono delle conversazioni fra docenti e genitori è stato invece per noi una sorpresa. Ve lo diamo come al solito integralmente, come è stato registrato. Secondo lei a scuola è stato più bravo lei o è più bravo suo figlio? Indubbiamente per volontà è più bravo mio figlio. E per rendimento? Per rendimento? No, per rendimento, anche per rendimento forse. Per spunto finale forse no, ma insomma come volontà, come costanza ne ha più mio figlio. In senso generale i giovani di oggi come sono? Sono migliori della vostra generazione? Oggi mi sembrano anche più seri, più pensosi di quello che era la vita. Forse perché anche la vita è più difficile, più complicata. Questa è la mia opinione. Lei ha dei figli? Sì. Quanti? Due. Grandi o piccoli? Grandi. Uno 22 e l'altro 18. E cosa ne pensano? Anche loro affrontano la vita con più serietà? Di quale figlio parla? Del secondo? Beh, di tutti e due. Di tutti e due? Non direi, né che sono meglio i miei figli, né che ero meglio io. Credo che abbiamo su per giù tutti la stessa stoffa, da un punto di vista generale. Ecco, se lei mi domanda meglio per gli studi, le posso dire che il mio secondo figlio è un ragazzo che certamente negli studi farà meglio di me. È consolante, ho capito. E lei che ne dice? Beh, credo che sia migliore mio figlio di me, salvo forse nella volontà. Come applicazione di lavoro, ecco, come applicazione al lavoro forse io sono meglio di lui, in tutto il resto credo che abbia delle qualità migliori delle mie. E cioè? L'intelligenza, lo spirito di osservazione, la versatilità, la capacità di andare a fondo nelle questioni. Abbiamo fatto la stessa domanda a centinaia di genitori per avere la stessa risposta. Sono migliori di noi. Scusateci, signori genitori, di avervi colti di sorpresa, di avervi costretti a queste ammissioni. Ma è utile anche questo. I vostri figli devono conoscere questa vostra sincerità.
Triste morte di uno studente. Per studiare nascose a tutti la sua grave malattia. Antonio Germinario, lo studente in ingegneria, è morto di stenti sui libri. Mangiava con 250 lire una sola volta al giorno. Un fatto come quello che vi stiamo narrando, nemmeno De Amicis avrebbe avuto il coraggio di pensarlo. Abitava qui, in questa casa, a Torino. Una povera camera d'affitto. Era venuto da Molfetta, dalla sua cittadina piena di sole, in riva al mare. È lì che, dopo la morte del povero Antonio, abbiamo incontrato suo padre, un modesto sarto del luogo, ancora affranto dal dolore, che ha risposto a fatica alle nostre domande. Mi scusi, signor Germinario, lei quanto mandava al mese al ragazzo? Io al mese ci mandavo, anzi, per con precisione, io il primo mese, quando lui partì da Molfetta, ad ottobre, la mamma ci dette 80 biglietti da 1000. Si capisce, per comprare un po' di libri e la rimanenza. A distanza di 15-20 giorni ci fu mandato 35.000 lire. Poi la mamma ci mandava ogni lettera 2.000 lire. Io nascosto della mamma, lei nascosto di me. Insomma, in altri termini, facevamo a gara come poter mandare questi soldi a questa ragazza. È vero che ci siamo sacrificati, ma non, è vero anche che non siamo ricchi. Eh sì, il padre e la famiglia avevano fatto ogni genere di sacrifici per mantenere Antonio agli studi a Torino. Scusi, il ragazzo continuava a scrivere a casa, non è vero? Sì. E nelle ultime lettere non vi diceva di stare poco bene, oppure di, insomma, di trovarsi in condizioni economiche molto difficili? No, niente. Parlava sempre che stava bene, mangiava come sempre, come tutti gli altri compagni, naturalmente. Insomma, tirava avanti a studiare, perché la sua vita era soltanto dedicata allo studio. Può darsi che qualche cosa, è vero, trascurava, ma non poteva mai pensare che doveva arrivare a un certo punto. Ed ecco un suo amico. Lei che studiava a Torino con Germinario, è vero che aveva acquistato per circa 70.000 lire di libri di testo? Infatti, dopo la sua morte, io sono passato dalla sua pensione e ho trovato dei volumi che costano un pochino e che parecchi di noi non hanno, invece il defunto aveva, il che vuol dire che lui si sacrificava e questi soldi qui, penso, li consumava per prendere dei libri. Ci sono degli altri che quei soldi, i libri non li comprano, spendono per altro. Sì, come abbiamo fatto tutti. Ecco, in più, invece, uno pensa... Inoltre, Antonio Germinario non aveva potuto fruire dell'ospitalità dei vari collegi universitari esistenti in città, in quanto giunto a Torino con l'anno scolastico già in corso. Quindi non aveva più trovato posti disponibili e si era dovuto accontentare del solo esonero alle tasse. Esonero che gli spettava per la media del 28, una media brillantissima, che aveva conseguito negli esami già sostenuti. All'amico col quale Antonio divideva la cameretta d'affitto, abbiamo chiesto come mai da Molfetta erano venuti a studiare fino a Torino. Sì, insomma, come mai non vi siete iscritti, per esempio, a Napoli, più vicino alla famiglia, insomma? Le ragioni sono diverse, insomma, ma essenzialmente le ragioni che mi hanno spinto a venire qui a Torino a studiare presso il Politecnico sono dovute al fatto che le spese sono sempre le stesse, sia che si frequenti l'università a Napoli, sia che si frequenti in un'altra sede. Se non che, venendo a Torino, si ha questo vantaggio, che la laurea conseguita presso il Politecnico è molto apprezzata, e in Italia e all'estero. E queste sono anche le ragioni che hanno spinto il mio amico a seguirmi. A Torino, in via Vela, la padrona di casa di Antonio lo aveva sott'occhio per gran parte della giornata. Mi scusi, signora, non ha mai avuto nessun sospetto che il ragazzo stesse male e non mangiasse? Mai, studiava, buongiorno, buongiorno, sa, preciso del pagare, niente d'altro, ecco. Solo che quella notte stava male davvero. Allora mia nipote, quando vede quello, dice: qui bisogna subito chiamare la... Abbiamo telefonato alla Croce Rossa. La Croce Rossa è venuta e l'hanno portato alle Molinette. Non sapevano dove portarlo, perché non sanno, eh. E ora vediamo se... Capisco. Mi scusi, prima che accadesse il fatto, lei non ha mai avuto nessun contatto con la famiglia di Antonio? No, io non la conoscevo, la famiglia. Però, naturalmente, quella notte stessa,
che abbiamo chiamato la Croce Rossa e che è andato all'ospedale, alle Molinette, allora subito abbiamo telefonato, fatto un telegramma alla famiglia che fossero venuti insomma, giù. Insomma, lei aveva l'impressione che tutto si svolgesse regolarmente. Che vita faceva Antonio? Faceva una vita semplicissima. Studiava, lì era sempre che studiava. Poveretto, io lo vedevo di qua nella camera, sempre con i libri aperti che studiava. Ecco, studiava lì, accosto al termosifone per stare un po' più al caldo, coi gomiti appoggiati al tavolo. Solo. Non chiedeva niente a nessuno. Si è portato da solo in silenzio il suo dramma. Nessuno veniva a chiedergli a una cert'ora, come la madre a casa, cosa voleva mangiare. Nessuno. E lui aveva troppo rispetto e soggezione della grande città per importunare. Studiando, dimenticava i morsi della fame. Forse sognava di poter fare tante cose utili un giorno, di servire alla gente che tanto rispettava. Ora di lui non resta che questa fotografia. La fotografia di una faccia buona, di un ragazzo che guarda, che ci guarda, solo per farsi ricordare. A quelli che credono e a quelli che non credono che la speranza e lo spirito di sacrificio per un nobile fine siano ancora vivi fra la gente. Gli uomini, per prosperare nella società di domani, dovranno essere più colti, dotati di maggior senso civico e collettivo. Non ci sarà più posto per i solitari, gli individualisti, gli egoisti. Domani il mondo sarà loro, saranno loro i capi di Stato, di azienda, i poeti, i tecnici, i padri. Saranno loro i padroni del mondo. Di un mondo che sarà migliore se noi sapremo aiutarli a formarsi bene, che sarà peggiore se trascureremo questa formazione. Aiutiamoli a essere individui utili a se stessi e agli altri secondo le possibilità dell'umana convivenza. A sentire che la scuola non è solo un dovere, ma un diritto, che è mezzo non solo per poter un giorno guadagnar bene, ma per diventare degli uomini completi. Nella prossima puntata ci occuperemo del tempo libero dei giovani, di quella parte di tempo, cioè che i ragazzi trascorrono lontano dalla famiglia e dalla scuola. Buonasera.